abbiamo scelto di premiare la scuola di Associazione Italiana Sommelier, quindi si aggiudica il titolo Marco. Sono 2 anni che lavoro a questo master, l'anno scorso non era andata bene, ma era stata comunque una bella esperienza, e quest'anno accumulando conoscenze, accumulando viaggi, soprattutto in Toscana, in Romagna, e tante bevute con i miei colleghi, devo dire che è andata bene, è stata una bellissima finale e una grande emozione, ancora non ho metabolizzato, ma sicuramente stasera a cena me la godrò in tutto. Dopo la vittoria l'anno scorso del toscano Simone Vergamini, il Master Sangiovese 2017 torna a casa in Romagna con il successo di Marco Casadei, delegazione AIS di Forlì, che aggiunge un'altra gemma al suo palmarès dopo la conquista del Master Friulano. Prova rigorosa, ortodossa rispetto agli standard dell'Associazione Italiana Sommelier, che ha consentito a Casadei di superare in finale l'esperto Massimo Tortora di Livorno, autore al solito di un'eccellente prova scritta, e la sorpresa Arthur Vaso di Brescia, terzo classificato. Un'onda lunga della Romagna giovanile su cui Tastevin della regione punteranno sempre di più. È un ragazzo che ha una grande umiltà, una grande capacità di esprimersi, ed è un ragazzo che si applica tantissimo. E noi siamo felicemente sorpresi di questo risultato, ma non più di tanto, perché ci contavamo molto, e adesso da poco gli abbiamo affidato la palestra del sommelier, in modo che tiri su e allevi altre forze. La missione di Casadei è precisa, far sì che i vini romagnoli si diffondano anche tra i 30 milioni di turisti che ogni anno affollano le località della Riviera Romagnola. Ci fa piacere questo successo di un giovane sommelier romagnolo, perché i nostri vini si devono affermare sul nostro territorio, il livello qualitativo dei nostri produttori è molto cresciuto e abbiamo bisogno di uomini che comunicano. Romagna, Toscana e altri territori. Un concorso difficile quello sul Sangiovese, vitigno itinerante e perciò oggetto di materia di studio vasta e complessa. Tra l'altro stiamo parlando di uno dei vitigni più rappresentativi dell'Italia enologica, e poi il contesto ambientale. Ormai ci hanno abituato in un luogo fantastico come il Museo della Ceramica, che plasma tutte queste circostanze. Il Master Sangiovese è una sorta di mezzo italiano, ma campionato nazionale intendo, ma anche di più, se vogliamo che manca solo la prova dell'aperitivo, contiene tutte le altre prove che sono certamente molto difficili e su cui bisogna avere una preparazione molto molto importante. E poi è anche giusto che sia così, perché Sangiovese, sappiamo tutti che è il vitigno più importante in Italia, se non altro perché è quello maggiormente diffuso a Baccarossa. Eccoli là i nostri, in mezzo alle ceramiche di Faenza, a pochi metri dai giornalisti riuniti qui per le anteprime del Sangiovese. Una cornice che vuole rilanciare la dimensione internazionale del calice romagnolo. Il vino sicuramente la fa da padrone con grandi aziende importanti che hanno saputo valorizzare i vitigni del territorio, quindi Albano e Sangiovese, e giovani aziende emergenti che stanno affermandosi sempre maggiormente sia a livello nazionale che internazionale. La città in cui la matrice genetica socialista del fascismo è forse più visibile, la Faenza in cui le maioliche sono il diffuso biglietto da visita di un'identità, una città che può essere raccontata anche attraverso uno dei suoi insediamenti più antichi, il Borgo d'Urbecco, che pure ha resistito alle ripetute piene del fiume Lamone. Ma Romagna significa anche la patria di Pellegrino Artusi, fondatore e divulgatore della gastronomia italiana moderna. Un'eredità viva tutt'oggi nella sua casa, laboratorio permanente di cucina italiana, che collega l'idea borghese di Artusi alla cultura popolare del cibo da strada. La piedina è fondamentale per il territorio della Romagna, sicuramente è stato un momento di emancipazione, il piatto per emancipazione femminile per antonomasia, perché le donne hanno iniziato a proporla fuori casa ed hanno sdoganato la piedina, un cibo familiare che diventa un cibo per tutti.
C'è un mondo di colline, rocche, calanchi, torri merlate e naturalmente vigneti accuditi con passione. Questo mondo va all'assalto della Riviera Romagnola e dei suoi lidi, ora aperti tutto l'anno. Sarebbe bello che soprattutto in Romagna ci fosse proprio questo zoccolo duro di consumo di vino romagnolo, ma penso sia solo una questione di tempo perché i margini ci sono e le aziende stanno lavorando molto bene. Il calice di questa terra, degli ambasciatori in Tastvin pronti a fare la loro parte in questo assalto gioioso.